Ciao a tutti. Ciao. Ben ritrovati in questo nuovo appuntamento di In Cucina con lo Chef. Con me Antonella Catieri. E con me il nostro chef Nicola Vizzardi. Bene, la ricetta di oggi prepareremo dei bocconcini di pollo croccanti e lo andremo a servire in una cialda di formaggio croccante con una insalatina di valeriana. Quindi gli ingredienti sono petto di pollo, grana padano grattugiato, uova, valeriana, mollica di pane, sale fino, olio extravergine di oliva. Andiamo avanti. Sono pronti? Sì. Io sono pronta a vedere cosa fai. Partiamo con il taglio del nostro petto di pollo. Ecco qua. Andiamo così. Un po' a straccetti, no? Semplici. Mettiamo un pizzico di sale. Sì. Apriamo le uova. Ecco qua. Mettiamo un pizzico di sale anche qui. È una forchettina? Sì. Sbattiamo un attimo le uova. O se no, fallo tu, dai. Che sei più allenata in questo senso, no? Va bene? Ecco qui. Bene, benissimo. Hai visto? Allora. Qualche giorno facciamo cambio, eh? Perché no? Metti Mettiamo. Qua, io mi metto là. Però quando faccio qualche ricetta mia pugliese. Io quando mi metto là sono molto critico, eh? Oh madonna, no, allora no, è stato un posto tuo che è meglio. Passiamo al petto di pollo. No, ma io quando cucino non mi deve comandare nessuno a me. E allora state qua, guarda che mettiamo meglio. Nel parmigiano, lo ripassiamo un attimo nell'uovo e poi lo mettiamo nella mollica di pane. Ah, che bella. Viene quasi quasi una bella cotoletta, no? Sì, viene una cotoletta così. Però anziché adoperare il pan grattato mettiamo la mollica. Poi possiamo anche tagliare che abbastanza grande, no? Prepareremo i nostri petti di pollo e poi li andremo un attimo a rosolare in padella, no? Sì, con l'olio, vero? Sì, con l'olio. Qua mettiamo olio extravergine d'oliva, un po' perché comunque devono... Ah, l'olio d'oliva dobbiamo mettere stavolta. Olio extravergine d'oliva, sì. Ecco qua. Abbiamo questo grande patrimonio che ci invidiano tutte le nazioni. Lavo le mani. Andiamo in cottura. Un po' di olio extravergine d'oliva. Eccoci qua. Pronti? Andiamo. Facciamo una bella cottura moderata per poi alzare il calore e far diventare croccante il pane. Se no adesso il pane diventa croccante, ma il petto di pollo rimane ancora un po'. Il pollo si deve cucinare un po', crudo non è che manco tanto buono da mangiare. Carni bianche vanno tutte cotte cucinate bene e portate a cottura. Ecco, la nostra padella è bella calda. Non facciamo altro che cospargere il grana padano grattugiato. Madonna, che bello! Bello e buono! Amo i formaggi! Bello e buono! Bisogna stare attento anche un po' alla stagionatura. Ah, se prendiamo del grana padano un po' fresco, può darsi che ricaccia più olio. Quindi, comunque, un formaggio sempre ben stagionato bene. Sì. Cominciamo a cercare di sempre da scoprire con questo chef inutile qua. Lasciamo un attimo di posare in modo che si adagia un po' e la giriamo. Facciamo rosolare anche dall'altra parte. Ecco qua. Benissimo.
prenderemo un bicchiere, lo capovolgeremo e andremo lì a mettere la nostra cialda. Giriamo i nostri petti di pollo, guarda quanto sono belli, passati prima nel parmigiano, la padano, quindi il formaggio grattugiato e poi nella mollica. Mettono sì, sì, più appetibilità, sì, vero, trasmettono vero. Più saporito poi. Sì. Eccoci qua. Lasciamo un attimo qualche altro minuto, poi metteremo qui, la lasciamo riapprendere e serviremo poi i nostri petti di pollo con un'insalatina di valeriana, condita con sale, olio e pepe. Ecco qua. All'altro. Ecco qua. Facciamo così. Lo serviamo così. Attendiamo che si rapprende e poi andremo a rimpiattare. Antonella, è tutto pronto per essere impiattato. Andiamo. La nostra cialda si è raffermata, è stata bella. Andiamo bellissima. Qui, centro del piatto. Andiamo a condire la nostra valeriana, un po' di sale, la macinata di pepe, olio extravergine di oliva, farà da base il nostro piatto. Ecco qua. Comunque il profumo è ottimo proprio. Sì, perché viene passata la carne nel parmigiano. Poi il pane è mollica anziché il pan grattato. Sistemiamo i nostri bocconcini di pollo, guarda che belli. E sono buoni pure per i bambini, quelli amano la cotoletta. Che appetibilità. Si mangiano pure il cestino di sotto, dici ma che è il suo cestino però? Che trasmette. Buon appetito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata, sempre su questa rete. Arrivederci. Arrivederci da Arredamenti Spazio Cucina Vitale, Pasta alla Molisana, Olearia Ortuso, Del Giudice, il fiore del latte, Cupido Hot Plate, DS Service.